Il 27 gennaio 2010 a San Francisco, Steve Jobs pone al mondo una domanda che avvierà una rivoluzione. All of us use laptops and smartphones now. Is there room for a third category of device in the middle? Jobs sta per presentare al mondo l'iPad. Impiegherà 1 ora e 10 minuti per mostrarne le potenzialità rivoluzionarie. An amazing product. Ma alla fine della presentazione dovrà anche dire quanto costa. What should we price it at? Per dirci il prezzo, Steve Jobs userà una tecnica che è stata studiata nel 1974 da due psicologi israeliani. Per capire di che cosa si tratta, faremo ora un esperimento di cui tu sarai il protagonista. Ti faremo due domande, alle quali dovrai rispondere ad alta voce in pochi secondi. Presta molta attenzione. L'albero più alto del mondo è più o meno alto di 362 metri? Quanto è alto secondo te? Abbiamo posto la stessa domanda a un centinaio di studenti. La risposta più bassa che abbiamo ottenuto è stata 10 metri, la più alta 800 metri. La risposta media è stata 260 metri. Ad altre 100 persone abbiamo chiesto quasi la stessa cosa. L'albero più alto del mondo è più o meno alto di 54 metri? E poi anche all'uomo, quanto è alto secondo te? Questa volta la risposta più bassa che abbiamo ottenuto è stata 9 metri, la più alta 226 metri. In media è stata 65 metri. Le risposte date nei due casi sono molto diverse. Perché? Quando abbiamo chiesto se l'albero più alto del mondo fosse più o meno alto di 362 metri, alcuni avevano pensato di più, ma molti avevano pensato di meno, fino ad arrivare alla loro personale stima. Ma pur sempre partendo dalla nostra ancora. La stessa cosa hanno fatto gli altri, ma partendo da un'ancora più bassa. È stata l'ancora a influenzare le risposte. Ok, ma quanto è alto l'albero più alto del mondo? Ma chi se ne frega? Abbiamo appena scoperto che quando dobbiamo stimare una quantità è facile rimanere ancorati a un numero che ci troviamo davanti un attimo prima di fare la nostra stima. Ma torniamo a Steve Jobs che sta per comunicare al mondo il prezzo dell'iPad. We're going to price it under $1,000, which is code for 999. Steve Jobs ci ha appena ancorati. E chiama tutti in quel momento che l'iPad costerà meno di $1,000. Ma mentre lui continua a parlare, noi abbiamo tutto il tempo per chiederci quanto pagherei per averlo? 900, 800, ma forse $700 li spenderei. And I am thrilled to announce to you that the iPad pricing starts not at $999, but at just $499. E quando il prezzo arriva è quasi certamente più basso della stima che ne avevamo fatto. Il primo giorno di commercializzazione Apple vende circa 300.000 iPad. Anche grazie all'effetto ancoraggio. I due psicologi israeliani che per primi hanno studiato questo effetto si chiamano Tversky e Kahneman e sono quelli che più di tutti hanno contribuito alla nascita della economia comportamentale. Questa disciplina studia come ragioniamo e come prendiamo decisioni economiche e mostra che nel farlo usiamo in modo automatico delle vere e proprie scorciatoie, come quella dell'ancoraggio che abbiamo usato per stimare l'altezza dell'albero. Questi automatismi non sempre ci fanno prendere le decisioni migliori. Conoscerli potrebbe aiutarci a non fare le scelte sbagliate.